Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Visto che lo Study With Me che ho registrato la settimana scorsa vi è piaciuto tantissimo, ma è piaciuto un sacco anche a me da registrare, ho pensato di proporvene un altro. Purtroppo questa settimana sono riuscita a fare solo una live studio per un motivo o per un altro, quindi ho pensato di parlare di scuola con uno Study With Me, ma questa volta non in live, bensì con uno Study With Me vlog, come ci piace chiamarlo. Quindi oggi vi porto con me in un altro Study With Me, come quello che avete visto la settimana scorsa, perché appunto è piaciuto sia a voi che a me. Anche oggi è domenica e anche oggi dobbiamo azzerare gli schemi e i compiti della settimana, perché la settimana che è appena finita, meglio, che oggi finisce, è stata una settimana molto intensa perché avevo da studiare ogni giorno, perché ogni giorno c'era qualcosa, e la settimana che arriva è uguale, quindi non posso permettermi di rimanere indietro con gli schemi, anche perché poi devo anche studiarli con gli schemi questa settimana, e quindi oggi dobbiamo assolutamente azzerare ogni compito. Questa mattina mi sono svegliata strapresso, nonostante sia fosse domenica, infatti mi sono svegliata alle 7:30, adesso sono le 10:30, quindi sono già passate 3 ore da quando mi sono svegliata. In queste 3 ore, giuro, non ho perso tempo, ma ho lavorato e ho fatto un po' di cosine, anche perché comunque devo portare avanti le cose della scuola, ma devo anche gestire i miei social e quindi devo anche lavorare e nulla, quindi adesso posso dedicarmi interamente alla scuola. Ho un altro paio di cose da fare oggi, però innanzitutto dobbiamo cercare di azzerare questi compiti, perché io voglio vedere il mio diario vuoto oggi, ve lo dico. Ok, allora intanto consultiamo il diario, quindi guardiamo, lo guardo direttamente sull'iPad, i promemoria, ovvero il mio diario, vediamo cosa c'è scritto, cosa devo fare, cosa non devo fare. Oggi li finiamo, cioè non voglio fare come l'altra volta che abbiamo lasciato 2-3 cosine, adesso non mi ricordo neanche quante, al giorno dopo. Oggi li finiamo. Allora, sono tutti segnati come in ritardo, perché volevo farle l'altro ieri queste cose, ovvero venerdì, ma alla fine venerdì ho fatto? Ho lavorato, stavo pure vloggando, quindi dovreste aver visto che alla fine qualcosa l'ho combinato. Ho un sacco di cose da fare, cioè non c'è nulla da dire. Questa è la lunga lista di cose che ho da fare, abbiamo sia dei compiti scritti sia da fare dei veri e propri schemi, quindi direi che ci mettiamo subito al lavoro e iniziamo subito a realizzare schemi e a fare i compiti. Sono tutte cose che non ho voglia di fare, quindi è indifferente l'ordine, quindi muoviamoci, iniziamo e vediamo di muoverci. Sapete cosa? Oggi i compiti li facciamo in sala, magari la sala mi rende più produttiva, tanto non ho ancora preso nulla se non il computer che era già in cucina perché stavo lavorando lì, quindi prepariamo la postazione. Ok, la postazione è al completo, ho il computer e l'iPad per fare i compiti a seconda di cosa devo fare. Ho preso anche un paio di libri che mi servivano, anche l'acqua, quindi direi che possiamo iniziare. Penso che inizierò da spagnolo. Devo innanzitutto fare degli schemi e ho avuto questa bella notizia, ovvero il mio libro è stato gentilissimo da riassumere l'argomento che io devo schematizzare qua. Cioè io devo fare uno schema per vedere quanti tipi di passati ci sono in spagnolo e l'ha già fatto il libro, quindi adesso io me lo copio praticamente per averlo sul computer e poi vabbè devo fare i compiti, uffa. Siete storti, ditemelo, no, che siete storti. Mettiamo un po' di musica, sennò qua non passa più, tanto devo solo copiare. Ma quanto è bella la nuova canzone di Adele, un po' depresso, perché vabbè lei fa sempre così, però la metto. Madò, il video poi guardatelo se non l'avete ancora visto. Allora mi ci sto procedendo sia in italiano che in storia, perché avendo la stessa prof nelle ultime lezioni ha praticamente spiegato entrambe le materie e quindi ho un po' di cose, di appunti mischiati, quindi sto procedendo insieme e mi mancano giusto le ultime cose di storia e poi ci siamo. E quindi devo dire che sono anche abbastanza tranquilla, perché facendo la lista, cioè controllando la lista, poi mi mancano da fare degli schemi di tedesco e di inglese e poi mi manca giusto qualcosina per rime e diritto, ma non devo fare degli schemi perché li ho già fatti, ma devo caricare dei file, quindi devo sistemare e caricare dei file, quindi
siamo a cavallo. Adesso direi che continuo in storia e in italiano. Prima di riprendere in realtà e prima che io mi dimentichi, volevo un attimo darvi un aggiornamento su come mi sto trovando a utilizzare l'iPad a scuola, visto che è una delle domande che mi arriva più spesso sia su Instagram che su YouTube, quindi volevo un attimo rispondere e darvi un po' di aggiornamenti. Allora, intanto inizio col dirvi, altra domanda che mi fate spesso, che applicazioni utilizzo io a scuola appunto sull'iPad, quindi come gestisco, tramite quali applicazioni gestisco tutte le cose di scuola. Allora, innanzitutto io ho le solite applicazioni, ovvero Word, Excel e PowerPoint, solo che le utilizzo della Apple avendo tutti i dispositivi Apple, quindi Word si chiama Pages, Keynote è PowerPoint e Numbers è Excel. Principalmente utilizzo Word per fare gli schemi e poi utilizzo File, l'applicazione File, che ho su tutti e tre i miei dispositivi, che appunto mi permette di visualizzare tutti i file che faccio direttamente sui vari dispositivi senza che io li trasferisca. Non so se vi ricordate, ma io qui avevo una cartella che si chiamava scuola, dove appunto avevo dentro tutte le sottocartelle, però una per materia, dove tenevo tutti i file dedicati alla scuola. Adesso invece gestisco tutto direttamente dall'iCloud, in modo che, come vi dicevo, possa visualizzare tutti i file che appunto realizzo per la scuola contemporaneamente da tutti i miei vari dispositivi. E l'altra applicazione che utilizzo è OneNote, applicazione invece di Microsoft con la quale io realizzo i miei quaderni, quindi praticamente OneNote permette di scrivere con la pennina, permette anche di scrivere in realtà con la tastiera, ma se devo scrivere con la tastiera non uso OneNote se non per dei piccoli pezzi. È possibile avere OneNote anche sul computer, però ovviamente non c'è la parte dello scrivere con la pennina, perché sul computer, a meno che sia touch, non è che andate a scrivere con le dita. Per esempio, vi faccio vedere il mio quaderno di matematica. Eccolo qua, realizzato con OneNote, io mi ci trovo da Dio, è un quaderno come uno cartaceo, solo che io ce l'ho digitale. Faccio vedere per esempio anche come utilizzo OneNote per italiano. Praticamente io, per avere tutto salvato in formato digitale, tutti i testi che facciamo di Leopardi li metto su OneNote, in modo che poi alla maturità avrò tutto salvato senza stare a cercare sui libri le varie pagine. E questo è quanto in realtà, questo è il modo in cui io prendo gli appunti, quindi semplicemente scrivo quanto più possibile di quello che viene detto dai miei prof, che sia su OneNote o direttamente su Pages. Adesso comunque devo finire di fare degli appunti sia su OneNote, quindi devo sia lavorare su un testo, sia prendere degli appunti di storia su Pages, quindi su Word. Quindi adesso vi faccio vedere un attimo come gestisco entrambe le applicazioni. Da cosa iniziamo? Iniziamo da OneNote, dai, visto che ne stiamo parlando. Ok, giusto per farvi capire come sto procedendo, come vi dicevo riesco a lavorare sia sulle foto, sottolineando e scrivendoci sopra, e lavoro anche a fianco, dove poi vado a scrivere tutti i miei appuntini. Devo fare un attimo una pausa all'italiano perché ho dovuto mettere a caricare l'iPad. Quindi passo un attimo a storia, così poi le finisco entrambe. E in tutto ciò comunque non è neanche troppo tardi, quindi ci stiamo dentro, dai. Allora, aggiornamento, ho ufficialmente finito italiano e storia, questa è la parte di italiano, e storia ho dovuto semplicemente aggiungere due cosine. Tutto ciò è arrivata la Franci, dammi la mano, ah, ecco. E ha portato anche lei i suoi compiti, così adesso continuiamo a farli insieme. Però prima, pausa merenda. Come facciamo un aperitivo con le due tortille? Tortille che sono rimaste. Sono le cochine, le fantine, se le vuoi. Ma tu da voi? Tortiglia scottato di salsa. Ok, penso che da qui in poi vi darò aggiornamenti letteralmente sdraiata sui libri, perché sono le 6:10 e io sono ancora qua. Sto finendo di sottolineare le ultime pagine di inglese, me ne mancano due, poi devo schematizzarle, così poi abbiamo finito anche inglese. In tutto ciò di tedesco ho fatto praticamente tutto. Ho
fatto anche cadere tutto. Ale. Comunque nulla, dovevo semplicemente recuperare questa pagina che hanno fatto un giorno che io ero entrata tardi causa ritardo bus e appena ho finito inglese faccio anche questo esercizio. Devo fare sia un esercizio, sia una produzione scritta per tedesco, sia una d'inglese, quindi quando ho finito gli schemi le faccio entrambe. Adesso però mi prendo tipo 5-10 minuti di pausa perché non me ne sono ancora presi oggi, quindi me li merito. Abbiamo finito inglese. Nel mentre è diventato buio, le stagioni stanno cambiando, le persone entrano ed escono da casa, io comunque rimango qua. Comunque ho realizzato, per mia fortuna, che avevo segnato una cosa di diritto extra, vero? Avevo segnato che dovevo fare tipo una mini ricerca su due articoli della Costituzione, ma non è vero perché queste cose ci sono sul libro. Ma avevo capito che devo cercarle io, in realtà la prof le spiega nelle prossime lezioni perché ci sono proprio sul libro, quindi diritto la accantoniamo, non la devo fare, o meglio non devo fare questa cosa. Devo però inviare degli approfondimenti che in realtà avrei già dovuto fare, avrei già fatto, però non mi convincono e quindi prima li sistemo e poi li mando. E poi abbiamo finito, forse. Ok, ho fatto anche tedesco, stiamo facendo le mail commerciali, quindi ho dovuto scrivere questa mail. Vabbè, si è un attimo impallata l'app perché sta caricando, vabbè, niente, l'ho scritta comunque. In tutto ciò ho fatto una pausa di credo 20-30 minuti perché abbiamo cenato e adesso sono le 9 meno un quarto, anzi qualcosa ormai un po' più avanti, vabbè. E dovrei fare un po' di matematica perché domani ho la verifica, però non ne ho voglia perché ieri l'ho fatta con le mie amiche. Quindi, penso che domani mattina farò giusto un esercizio. Mi sa che adesso mi chiamo fuori da tutti questi compiti perché mi sono abbastanza rotta le scatole. Direi che oggi sono stata abbastanza brava. Alla fine ho lasciato matematica e ho consegnato anche gli approfondimenti. Quello mi sono dimenticata di farvelo vedere, però ho fatto tutto, basta, non ce la faccio più. Grazie per avermi tenuto compagnia, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate tanti pollici in su e nulla, noi ci vediamo nei prossimi giorni con tanti nuovi video e nulla, vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao amici, vi voglio bene.